San Gallo Chiasso è la partita che ti aspetti come svolgimento, che invece proprio non ti aspetti a livello di risultato, ma il calcio, si sa, a volte è anche così. Ed è bello che sia così. Attacchi, ci provi più volte come fai la San Gallo, ma il gol non arriva. Vuoi per mancanza di incisività sotto porta? Vuoi per la bravura del portiere avversario Cappelletti, ma anche per una difesa, quella rossoblu, che spesso chiude come meglio non potrebbe. Di più, il Chiasso mica subisce passivamente e basta. Appena può riparte Fulminio in contropiede ed in contropiede la squadra di Ponte punge e fa male, come in questa circostanza con Magnetti che colpisce il palo. Nel secondo tempo stessa storia, il San Gallo attacca di più. Il Chiasso si difende anche di più e riparte anche più concretamente in contropiede, come al 12esimo, quando Magnetti trova il gol partita su lancio di Reclari, e per Magnetti è questa la sesta rete in campionato. Reazione del San Gallo furibonda. C'è una traversa di Valente, un continuo, incessante forcing da parte della formazione di Saibene, che però non fa tutto benissimo, perché comunque il gol non lo trova. Quindi c'è una conclusione di Nushi che di lì a poco, e prima di essere espulso, mette sulla testa di Moonwiller un pallone che chiede solo di essere depositato in rete, ma così non è. E non è gol nemmeno quando Sulmoni si distrae al cospetto di Valente, perché c'è sempre Cappelletti in versione insuperabile. Ancora il portiere del Chiasso, protagonista, su un colpo di testa di Regazzoni, mentre nel finale, sempre e solo in contropiede, come giusto che sia, Gaspar sciupa quello che sarebbe stato il 2-0. Ma la sostanza delle cose non cambia, il Chiasso vince 1-0, il San Gallo perde per la prima volta in stagione.